see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Non è che lo devi tenere, è in ostaggio. No, no, sì che lo devo tenere in ostaggio. Cioè, perché tu non far vedere che lo prego. Bravo. Benvenuti a questo raduno del Monza Track Day. Allora, intanto, voi chi siete? Da dove venite? Siamo Candy Eddie e Letizia Marcocci. Veniamo dall'Aquila. Come mai Alfa Romeo? Alfa Romeo non c'è una motivazione, perché Alfa Romeo ti viene dal cuore, cioè è una passione, una cosa... che ci viene così. Ma questo track day siete... è nato per intervistare, vieni. Dai. Alfa Romeo è indescrivibile, è una passione, nasce da bambina e è spiegabile, non e quindi qual è la vostra Alfa preferita? Beh, nettamente Stelvio adesso, quindi. La Giulia. Ma track day sì o track day no? Certo, sempre sì. Siamo venuti dall'Aquila, c'è una motivazione, se era no. Ma secondo voi, cavallo o catamarano? Catamarano, perché l'Alfa Romeo ha fatto pure un catamarano. Sì, ecco. Catamarano. Però in macchina c'è dei cavalli. Sono un po'. Adesso li cambiamo, esatto. Ok, a posto. Ciao, chi sei? Da dove vieni? Gabriele, vengo da Vicenza. Partini a qualche club? Vito Capriesno. E come mai Alfa Romeo? Perché questa passione? È una passione nata negli anni e appunto tramite vari club si è instaurata e dopo sempre seguita e adesso sempre più forte, cioè aumenta sempre di più. È la tua prima volta qui a Monza? L'anno scorso, però solo come paddock, quest'anno ci sono anche in pista. E che macchina hai? Giulietta. Ma quindi tu sei favorevole al track day? Sì, assolutamente. Ok.
Allora, per chiudere in bellezza, qual è la tua Alfa preferita? Oddio, 4C è il sogno. Top. Dopo, tutte quante comunque hanno varie particolarità e sono tutte comunque molto belle. Ok. Allora, chi sei? Da dove vieni? Ciao, sono Giulio, vengo da Milano, Alfa Midtrack Milano. Ok. E quindi, come mai Alfa Romeo? Alfa Romeo, diciamo che in famiglia i brand italiani sono sempre stati i più acquistati, più i preferiti, diciamo. E niente, io diciamo che la Mito l'ho presa un po' per caso. E mi piaceva, mi è sempre piaciuta, e mio cugino ce l'aveva, me l'ha fatta piacere lui e niente, l'ho acquistata anch'io. Poi, conoscendo i ragazzi della famiglia a Milano, ho iniziato ad apprezzare molto di più le Alfa Romeo. Io non conoscevo molto la storia e loro mi hanno fatto molto apprezzare la storia di Alfa Romeo, la storia dei brand italiani e delle nostre auto. E qual è la tua Alfa preferita? La mia Alfa preferita? La Spider. Ma quindi tu sei track day sì o track day no? Favorevole a questo giro in pista? Sì, purtroppo oggi non giro, ma sì, sono entrato diverse volte qua a Monza ed è sempre un'emozione. Ma secondo te, cavallo o catamarano? Catamarano. Catamarano, assolutamente. Però anche se in macchina hai cavalli. Sì. Bisogna cambiarli. Ciao, come vi chiamate e da dove venite? Ciao, sono Jody Spina, qua da Milano. Kevin da Milano. E come mai questa passione di Alfa Romeo? Come mai siete qui oggi? Ma allora, la passione nasce da quando siamo bambini. Mio papà aveva un Alfa Romeo, quindi i primi amori sono nati alla guida di quella macchina. Era una 156. Dopodiché, comprata la Mito, abbiamo iniziato a conoscere gente qua della zona, a sviluppare appunto la passione. Abbiamo aperto questo gruppo e nel tempo, dopo esserci conosciuti noi, abbiamo conosciuto tutte le persone che sono qua, quindi Mito Cabiesolo, Roma e tutte le altre persone che partecipano oggi qui in questa giornata. Okay. E cosa mi dici invece? Ma guarda, io sono sempre stato appassionato delle macchine rosse da piccolo, quindi delle Ferrari. Poi comunque se fai un giro in un museo Ferrari c'è sempre Alfa Romeo. Da lì la passione anche per l'Alfa Romeo e poi un bel giorno, un bel venerdì ci siamo beccati con Jody davanti a un benzinaio a Melegnano e da lì la passione è cresciuta più per amicizia che per l'auto, ecco. Quindi appartenete allo stesso club? Esatto, sì. Io l'ho creato insieme a un altro ragazzo, lui fa parte dello staff, quindi siamo noi a coordinare il gruppo nelle varie attività, i ritrovi e i raduni che organizziamo. E qual è la vostra Alfa preferita, quella che cui potete ambire eventualmente in un futuro? Ma in assoluto quella che mi è sempre piaciuta, che ho avuto la fortuna di guidare in una giornata dedicata nel club, è la 4C. Quindi se dovesse averne una nel box sarebbe quella. Assolutamente. Stessa idea di pensiero, identica. E quindi track day sì o track day no per voi? Track day assolutamente sì, siamo pronti a entrare. Esatto, assolutamente sì. E un'altra cosa, le serate al Flow, com'è questo posto qua? Che lo vedo sempre. Ma questo Flow è interessante, la musica bella e soprattutto la presenza che merita questa serata. Sì, c'è tanta gente di spicco, si mangia parecchia patata e i drink sono buoni. Perfetto. Bene. Grazie. Concludo con uno slogan per gli amici Giulio e Mattia che vengono sempre con me al Flow: ale ale ale. Perfetto, grazie. Ciao, chi sei? Da dove vieni? Marco Perinetto da Torino. Oh. Come mai qui oggi? Perché Monza è un evento imperdibile ogni anno. E come mai Alfa Romeo? C'è pure da chiederlo, perché Alfa Romeo, la storia, le emozioni che ti trasmette, secondo me è l'unica al mondo che ha certe radici e storie. Quindi parli per esperienza personale, una passione che è nata da sola, qua hai pian piano coltivato e scoperto negli anni. È una passione che è nata con la Mito, che con la Mito mi sono affacciato al mondo Alfa Romeo e ne sono più che contento. Quindi tu sei favorevole a queste giornate qui al Track Day? Assolutamente sì. Okay. Ci fossero più piste in Italia, sì, sarebbe meglio. E a che club appartieni? Mito Club Jesolo. Okay. Ma queste gare sullo assetto corsa com'è che sono esattamente? Se ti classifichi bene, arrivi? Dipende dalla pista. Per esempio martedì ho fatto la gara qui a Monza e mi sono classificato quarto. Ci sono altre piste che sono meno piacevoli, dove arrivo anche ultimo. E cos'è che guidi qui? Naturalmente TCR Alfa Romeo Giulietta.
perché è quindi la tua auto dei sogni, o hai qualcos'altro, un sogno nel cassetto che vorresti portare avanti e prendere più avanti? Per adesso va bene questa. Ok, auto preferita? È sicuramente Giulietta. Quindi questa qui. Perfetto, sì. Grazie mille. Prego. Ciao, chi sei? Sono Carlo Bindi. E da dove vieni? Da Roma. Sei iscritto a qualche club? Il mio club, il Green Clover Leaf Roma, e al Mito Club Jesolo, alla Famito Club Milano, un po' tutti insomma. E questo club Green Leaf, quando l'hai fondato? L'abbiamo fondato il febbraio del 2013, e quindi sono già 5 anni praticamente siamo attivi. Questo è il nostro secondo evento qua a Monza. Devo dire, nonostante il tempo, l'affluenza c'è stata, perché no? E niente, ci godiamo comunque questa giornata. Fra poco andremo tutti quanti in pista, 50 minuti tutti quanti insieme a divertirci, aspettando poi le premiazioni in un posto speciale. Non lo riveliamo ancora il posto, eh? Magari qualcuno già lo sa, ma non lo riveliamo. E questo è bello, di stare tutti quanti insieme qui a Monza. Come mai Alfa Romeo? Alfa Romeo perché è italiano. È una passione che mi porto dietro con mio padre quando era, diciamo, giovane, cioè, mi aspettava me. E aveva un Alfa Romeo anche lui, quindi io nel pancione di mamma sbattevo sul volante a 3 razze dell'Alfa, e quindi secondo me è stato quello l'incipit, sì, esatto. E questo è stato, secondo me, perché Alfa Romeo. Quindi favorevole a queste giornate qui? Sì, sempre e comunque. Al track day? Sempre e comunque, anche se è brutto tempo si va, perché si sta comunque tutti quanti insieme, si rivedono vecchi amici, perché in fin dei conti siamo tutti quanti lontani. Okay. Se non ti trovi qua, perché no? Ma Gigi D'Agostino ti piace? Sì, perché si è sentito? I'll fly with you. Buona giornata, chi siete e come vi siete trovati quest'oggi? Ma mi sono trovato molto bene, mi hanno invitato, io sono un ex pilota ufficiale della squadra Abarth Lancia Martini negli anni 80 e correvo con una 037 ufficiale, e oggi sono stato invitato dall'Alfa Romeo anche perché ho rapporti con Alfa in quanto mi occupo di consulenza di direzione in Ferrari. Okay. Che mi dice? Io sono Bellonzi Gianni, ho trovato questo club su Facebook, ho avuto una gran bella esperienza sia a livello, diciamo così, in pista, e anche a livello personale. Ho conosciuto un bel gruppo che sono molto molto contento di aver conosciuto. Soddisfatto della giornata? Molto, ho passato una giornata molto bella, veramente. Grazie a tutti. A lei di essere stato qui. Dovessi chiederle la sua Alfa preferita, cosa mi risponderebbe? Oddio, essendo anche possessore già di Alfa, oddio, la 4C. La 4C. La 4 è quella anche la 8. Classica, o quella... Anche la 8 sarebbe, anche la 8C forse sì, ancora di più. Poi tutto ciò che è lavorato ancora meglio, tutto ciò che può dare molto di più. Tutto buono. È la prima volta che partecipa a giornate come questa qui, o comunque invitato da questo club, o da club affiliati? No, allora, sono iscritto a un Ferrari Fans Club, diciamo così, di Torino, però vissuta come oggi la prima volta, ed è indimenticabile. Proprio okay. Girato in pista, proprio una cosa indimenticabile, sì. Molto molto sì. Da vivere. Da vivere, da rifare sicuramente. Sicuramente, anche perché non ero iscritto al club e oggi ho proprio colgo l'occasione per iscrivermi e spero di tornare più presto possibile, ecco. Okay. Sia con voi che in pista. Che giriamo, perfetto. Grazie.